Signori, buonasera, buon venerdì 29 maggio, torna l'edizione del venerdì di Firenze Viola Super Sport, perché ce n'è da raccontarne tante, abbiamo tante telefonate, tanti servizi. Buonasera, rivedo, buonasera. Un piacere, Greta Beccaglia accanto a me. Anche per me è un grandissimo piacere, come sempre sono già arrivati dei messaggi, però per interagire con noi il numero è 333 26 77 877. Allora andiamo con le notizie importanti, dunque siamo in attesa, io ho davanti le varie agenzie, perché a seguito delle decisioni di ieri della ripresa del campionato di Serie A e Serie B, oggi c'era la convocazione della Serie C da parte del presidente Ghirelli, che saluto. Ancora però non è arrivato nessun rimando, laddove nessuna società della Serie C vorrebbe riprendere. I 60 medici si sono opposti, nessuno vuole avere incombenze e problemi futuribili, e dunque la chiamata sarebbe solamente per decidere di giocare i play-off promozione e i play-out retrocessione. Perché vanno stabilite le classifiche, dopodiché si parlerà anche in separata sede fra qualche giorno anche del pianeta D, che ovviamente è ghiacciato, dove il pianeta D però sarà chiamato a dire la sua, perché è successo qualcosa. Un mese fa dicevano sì, la D si ferma, tutto ghiacciato, né retrocessione né niente, poi però vengono fuori che la Serie D dovrebbe vedere dalle 3 alle 4 retrocessioni in ogni girone, ma le società non vogliono retrocedere con i campionati fermati. Era stata proposta, e credo sia la cosa più sensata, l'introduzione di un nuovo girone oltre quelli soliti, la ridistribuzione della cartina geografica della Serie D per far spazio ad un altro girone dove accogliere le squadre che arrivano dall'eccellenza, o eventualmente delle società che, se alcune della Serie D che avranno gravissimi problemi nel poter ricominciare dovessero rinunciare, allora si potrebbero liberare dei posti ad invito dei campionati che arrivano dietro l'eccellenza. Per cui oggi era la chiamata della Serie C, vedremo quello che sarà deciso. Abbiamo un'ora di tempo ora per vedere se dalle varie agenzie arriva qualcosa. È stato deciso oggi che la Serie A riparte da Bergamo il 19 di giugno, di quei quattro anticipi di quella giornata che fu interrotta, si comincerà con Atalanta-Sassuolo. C'è però il problema che Milan e Inter, a Milan e Inter non piacerebbero le date della Coppa Italia. Milan e la Juve hanno finito 1-1 la gara di andata, dunque il Milan è ancora in bazzica. L'Inter, che perse a San Siro 0-1 contro il Napoli, avrebbe paventato di dire: va bene, allora, siccome c'è un ingorgo, non ci si può levare le gambe, l'Inter ha mo' di provocazione, poi magari non succederà mai ovviamente, perché prenderebbe una bella multa salaccata. L'Inter avrebbe detto: non mi sta bene la data, a Napoli mando la primavera. Non si può, ergo devi schierare la squadra migliore, per cui la Lega stabilirà dei paletti. Pertanto ci sono i dubbi sulle tre giornate della Coppa Italia, le due semifinali di ritorno e dopo tre giorni inizio la finale a Roma. Ci sarà un pochino di carte da dover mettere a posto. Allora, siccome abbiamo tante telefonate, parleremo di pallamano, abbiamo tre servizi di baseball, la FIBS con Andrea Marcon, che abbiamo ospitato l'altro giorno, che ha emanato il decalogo della ripresa dell'attività, anzi di prendere il via, perché il campionato di baseball doveva iniziare ad aprile, è stato ghiacciato e dovrebbe ricominciare dal 14 di luglio, per cui stagione raccorciata, non giocano gli stranieri, non c'è l'intergirone in A2, vedremo quante squadre si presenteranno al via. Le ultime avvisaglie dicono che in A1 le due squadre di Nettuno sarebbero sul punto di ritirarsi, pertanto da 10 a 8 dovevano essere due gironi di 5, forse diventeranno due gironi di 4. La Fiorentina Baseball avrebbe il girone da 6 squadre, ma non si sa ad oggi. Ho telefonato in federazione e mi hanno detto: guardate, stiamo chiamando tutte le società per avere il decalo di chi si presenta e di chi rinuncia. Ovviamente tutto ghiacciato, non è che chi si rinuncia e poi viene retrocesso, no, è una stagione zero, giusto per giocare, far vedere i giovani prospetti, non ci sono gli stranieri. Pertanto verranno mandati in campo anche giocatori che vogliono
farsi vedere per le nazionali giovanili ed è un bene, in questo caso siamo perfettamente d'accordo. La Fiorentina Baseball, lo sentirete quando chiuderemo la trasmissione, ha detto: se il girone rimane da 6, bene, se invece il girone debba essere travolto e ci siano 4 squadre o 3, allora noi facciamo una cosa, non ci presentiamo, proseguiamo a lavorare, organizzeremo, mi è venuta immediatamente l'idea, un torneo toscano, Fiorentina, la Strassigna e Livorno, Arezzo, Siena e Grosseto, per fare una sorta di Coppa Toscana estiva per occupare la stagione, e poi la stagione la riprenderemo in toto il prossimo anno. Buttare soldi per fare un campionato del genere è incongruente. Oggi come oggi i soldi di quello che metto io e quello che ci mette la società andiamo salvaguardati. Passo la parola a Greta perché ci sono vari messaggi, hanno già mandato tante domande e noi siamo pronti a rispondere. Allora, volevo prima di farti alcune domande fare i complimenti da parte di Davide, a Paolo Caselli. Bravo, preciso, informato, una spalla davvero d'oro, complimenti, avanti così. Ho pescato bene quel Paolino Caselli da 3 anni, Radio Blu finale di stagione 3 anni fa, poi Radio Fiesole e poi siamo a compiere quasi 2 anni di canale 196. Grazie Paolo e grazie per i complimenti che ci mandate. Signor Ballerini, mi è ritrovato, cosa ne pensa di quanto deciso dalle varie leghe e federazioni? Per me è un salto nel buio, pieno di incognite, Paolo da Firenze. In più tanti complimenti al signor Ballerini per dare informazioni su tutti gli sport. Meno male avete ricominciato a parlare anche di baseball, bravi, che date notizie, ci fa molto piacere sentire i suoi pareri. Molti allora, complimenti per te. Riguardo Federazione e Lega, cosa ne pensi? Grazie. Dunque, io mi rapporto al primo input di Giorgio di 3 settimane fa. Mi disse, ci fece una domanda agli ospiti, cosa ne pensate? Io dissi, avevo dei dubbi, mi rimangono dei dubbi. Io sono un ottimista sfegatato, ma davanti a quello che si è evoluto nell'ultimo mese, 3 casi nuovi alla Fiorentina, 4 alla Sampdoria, 1 o più 1 al Milan, 1 alla Lazio, il Torino, adesso c'è stato questo caso in 2 giorni sì e no al Bologna, quello dell'Atalanta Sportiello che è rimasto positivo per tanto tempo, stessa cosa per Dybala. Credo che tutti quanti andrebbero mettersi addietro il fatto che il giocatore è asintomatico, vorrebbero mettere da parte solo l'asintomatico e non la squadra. La commissione tecnica scientifica invece ha detto no, si ammala uno e va in quarantena tutta la squadra per essere sicuri. I medici storgono la bocca. Pertanto è un salto nel buio perché ogni pochino succede qualche cosa. Al Fulham in Inghilterra 2 casi, 4 al Southampton, quelli del Brighton, ogni pochino ce n'è uno. Pertanto andiamo incontro a dei tanti dubbi. Il tempo si è assottigliato, c'è a malapena, se si riesce a rispettare le date che usciranno tra stasera, sabato, al massimo lunedì, di giocare i 12 turni più quello interrotto dei 4 recuperi più le date di Coppa Italia. Voglio dire, la Coppa Italia la puoi anche giocare a settembre, dopo alla ripresa, nessuno te lo vieta, no? Perché quella è una data che la Coppa Italia la puoi spostare benissimo. Poi chissà dove andrà giocata, se la giocano in Italia, se ci ospiteranno a Riyadh per incassare un po' di soldi, come è successo. Pertanto io ho dei dubbi, sono ottimista, si ricomincia solamente perché sono in ballo 320 milioni, ultimo rateo non pagato dalle produzioni delle televisioni, le due in Serie A e Serie B, quella che produce per l'estero. Le società hanno già preannunciato di mettere in mora le televisioni, è uno scontro. Spadafora ha detto, meno male si ricomincia, avevo pensato male, poi la curva dei contagi, dei morti, tutto quanto ci ha dato l'input di dire e stabilire che si può ricominciare. Poi le temperature anche più alte sembrerebbero positive, sì, però qui ognuno qui si entra in un dedalo che ognuno dice qualcosa e io guarda non ci sto più a capire nulla. Sento un virologo, sento una specialista, sento la dottoressa De Mari che mi dice che all'aperto le mascherine sono controproducenti, trattengono il fiato, trattengono i nostri umori, si respira quello che buttiamo fuori, che dovrebbe esalare, invece rimane nella mascherina, ce lo respiriamo dentro noi. Insomma, ognuno ne dice una. Secondo me è tutta una presa in giro. Io l'ho detto fin dai tempi dei TG, i dati non saranno mai quelli, i morti di Covid non saranno mai quelli,
ci hanno raccontato un sacco di baggianate, hanno messo terrore e in più purtroppo noi italiani non abbiamo preso un euro laddove il governo ha stanziato miliardi battuti di qua, ce ne sono altri 30 credo che adesso vanno via ai profughi venezuelani. Ha parlato Di Maio, cioè voglio dire, io i miei 600 euro a partita IVA umilissima di marzo, aprile e maggio, 6 per 3 fa 18 con 1800, pago uno stipendio intero con le trattenute a Paolo Caselli, e dovrei pagare anche quello di Enrico Milano che ho messo a contratto, invece devo pagarlo tutto e non avere nemmeno le mie sovvenzioni. Volevo dire, se io fossi stato il Presidente della Repubblica, e poi mi taccio, andavo in Parlamento, prendevo il microfono e dicevo: signori, il campionato di calcio deve stravolgerci, bisogna mettersi in questo dedalo, chissà che succede. Domattina si fa la zecca, si dice: signori, per favore mi stampate 320 milioni di euro, si mettono nelle portantine delle 24 ore e si vanno a distribuire a tutte le società. Visto che hanno speso miliardi a destra e a sinistra, Libano, Tunisia, Venezuela, quelli i 500 milioni che sono andati via dal governo, gli affitti delle navi per le quarantene, e stampi 300 milioni, si chiude il campionato, non si gioca, le società ricevono i soldi, si mettono in sicurezza, i soldi li rimetteremo dentro, arrivederci, grazie, e ci si riproponeva a settembre. Non so cosa dirvi, io la penso in una maniera, purtroppo non sono io che decido. Un'altra domanda, sempre sulla Fiorentina, però riguarda lo stadio, e ti ricordano quella domanda molto scottante che hai fatto a Rocco: lo stadio a campi e si parte? Allora, io ricordo, ebbi un coraggio dell'anima, sala stampa del Franchi tanto tempo fa. Lo ricordo, fa, io... Dove, ultima domanda, chi abbiamo? Abbiamo il Franceschino Vermigli? Come? No, sono Edoardo. Edoardo Borgiani, allora sì, mi taccio un momento, allora riprendo dopo, cominciamo le telefonate perché sennò le perdiamo. Edoardino Borgiani, come stai? Buonasera. Buonasera, tutto bene, tutto bene. Allora, io sono felice perché, poi ne parlerò col presidente Pierattoni, la Pallamano Tavarnelli in questo periodo in cui i campionati sono stati ovviamente interrotti ha già fatto campagna acquisti, riporta te e Vermigli a Tavarnelle. Avere te e Vermigli in A2 il prossimo anno vuol dire che la Pallamano Tavarnelle si propone per vincere il campionato di A2 e tornare in A1, come fu e successe quando io vi immisi nella famiglia di Firenze Vela Supersport febbraio del 2016. Voi mi vinceste immediatamente il campionato di A2 e andammo in A1. Felice? Sì, sì, sono contento. Ora, non mettiamo le mani avanti perché vincere il campionato non è facile. Eccoci, pronti? Edo? Sì, mi senti? Ecco, ora sei andato via e sei tornato, sì, assolutamente, vai. Sì, dicevo, sì, sono contento, ma non mettiamo le mani avanti perché vincere il campionato non è assolutamente facile. Però, voglio dire, due rinforzi che vengono da 2 anni di A1 in casa Ego, avete fatto bene, avete fatto esperienza... non tantissimi gol, te hai avuto poi un inizio dell'annata, me lo ricordo, con quello stiramento per cui hai cominciato zoppino, lo stesso Vermigli ha fatto parte della rosa, ha giocato sì e no a spizzichi e bocconi, ma il lavorare in una società di A1 comunque vi porta ad arrivare che avete già un po' più di esperienza rispetto a tutti i vostri giovanissimi compagni di squadra. Sì, sì, sicuramente, sicuramente. Poi ripeto, voi giocate in casa, siete ragazzi di Tavarnelle, fate parte del Tavarnelle, l'Ego vi aveva scelto per ampliare il roster della 1 per mantenere vivo il nome Tavarnelle in casa Ego, per portare avanti il blasone in questa unione di intenti. Adesso i programmi sono cambiati, anche il presidente Sant'Andrea avrà dovuto fare nuovi suoi programmi per capire, per rivoluzionare il suo roster. Purtroppo nelle ultimissime parti, ricordo, e ha perso nel doppio scontro diretto tra Dai e Vai con Sassari, che a pari punti aveva nello scontro diretto messo insieme con la Ego miglior quoziente a reti, e se mai a settembre la federazione volesse, potesse, provasse a giocare perlomeno i playoff e scudetto, stramaledettamente la Ego purtroppo non vi potrebbe partecipare, giocherebbe il Sassari, ne ho promosso una Cenerentola straordinaria.
Poi la mia comunque è stata anche una scelta lavorativa, diciamo, perché ho perso un'azienda agricola. Sì, ma ovviamente, sì, poi ovviamente chi è che non vuol giocare invece di fare parecchia panchina, esci, entri, tu a Tavarnelle c'hai il tuo ruolo e non ti toglie dal campo nessuno. Esatto. Bene, ok. Allora Edo, io ti abbraccio idealmente, ti ringrazio di essere stato con noi, ci rivedremo assolutamente prestissimo, credo che il presidente organizzerà una cena di fine stagione e vi rivedrò tutti e vi abbraccerò tutti con estremo piacere. Grazie, a presto. Problemi con Edoardo Boggiani sulle colline di Tavarnelle. Valletta, il collegamento. Vabbè, comunque ci stavamo salutando. Allora, continuo con la questione dello stadio, devi raccontarci della tua domanda piccante a Rocco. Allora, sarebbe bello, ora non ho pensato di farla trovare. Potevi prendere il pezzettino. Non lo so, guarda un po' se tu riesci a trovare quella famosa conferenza stampa, la mia domanda a Rocco Commisso. Ma cosa state sempre ad ascoltare le ringambate di Dario Nardella? Fu una domanda di quelle toste. No, non gli amici dei Franchi, in una conferenza stampa dello stadio, tempo fa, con Rocco Commisso e lo staff, va bene. Mi alzai, appoggiato alla parete, ultima domanda, e l'ultima domanda le fa sempre chi ha il coraggio di farle, in quel caso io non sono figlio di nessuno, sono io, il mio editore e proprietario della mia televisione. A Rocco dissi: presidente, ma cosa state sempre ad aspettare e a credere alle nardellate, alle ringambate di Dario Nardella? Se mi ricevete, io ho un fogliettino dove ci ho appuntato tutte le ringambate, le affermazioni falsesche di Dario Nardella, Renzi prima, Nardella poi, sullo stadio all'epoca, dal 2008 ad oggi, dove loro hanno preso la parola, hanno detto, io li ho regolarmente smentiti dopo 2 secondi. Lui mi guarda e mi fa: è una situazione sua? Dice: no, lei mi convochi, io le porto tutte le affermazioni di Dario Nardella, anche durante l'era ovviamente della Valle, perché vorrei che voi non foste messi in mezzo a questa situazione. Bene, dopo un periodo dove io dal 2008 da solo andavo dicendo che lo stadio della Mercafir non si sarebbe mai fatto, e così è, lo stadio della Mercafir non si fa, ha vinto Stefano Ballerini, la Fiorentina evidentemente, non voglio dire non sono questo, sono molto umile, ma ricordo questo accadimento perché mi guardarono tutti, furono 30 secondi dove la sala stampa si ammutò lì, perché in tutta la sala stampa di Firenze non ce n'è uno solo che potesse avere il coraggio di fare quella domanda lì. Evidentemente Rocco o si è ricordato di che gli ho detto io, a un certo punto si è rotto, ha fatto ventilare che se qualcosa andasse ancora storto si sarebbe adirato ancora di più, avrebbe minacciato di lasciare il figlio Joseph a Firenze, finire il centro sportivo che rimaneva il regalo alla Fiorentina, e lui avrebbe minacciato di come back in USA, di tornare a casino. Poi ovviamente non succederà mai, ma è stato un ammonimento. È andato dal sindaco Fossi di Campi, ha fissato un appuntamento ieri con i rappresentanti della famiglia Casini, che sono i proprietari del terreno individuato a Campi, ha staccato l'assegnino, 5 milioni prelazione per quei terreni, 38 ettari a 5 milioni, volevano fargli fare lo stadio alla Mercafir partendo da una base di 22 milioni più tutto quello che veniva dietro sommesso. Bravo, bravo Rocco, si fa lo stadio a Campi, arrivederci. Si lascia un 1% del fatto che adesso Nardella, le belle arti che hanno in carico il Franchi si dovranno guardare, perché se non si fa fare il restyling del Franchi, il Franchi che abbiamo già attenzionato tramite un servizio fotografico di riprese di Mamma Rai 3 della Sara Meini e un servizio fotografico qualche tempo fa, il Franchi dentro versa in condizioni cataclismiche, brutto il termine, ma faccio per capire. Il Franchi va restaurato, rimesso a posto, messo in sicurezza prima che succeda qualcosa. Voglio dire, il commisso aveva detto: mi compro il Franchi, però se me lo compro poi voglio la liberatoria per farci quello che voglio. No, ergo, certe cose si possono fare, certe cose no. Voglio dire, le curve le buttiamo giù,
Teniamo ritte le due scale elicoidali delle curve, Fiesole e Ferrovia, tramite un ponteggio. Si fa le curve come vuole, curve riavvicinate dentro, e si unisce le scale elicoidali, si riuniscono alla curva nuova e le tieni in uso, le scale non vengono buttate giù. Credo che sia la soluzione proprio in estremis di quello che potrebbe Ma essere. ti chiede Viva qui. lo stadio perché a Campi può fare il suo stadio con tutti i suoi slot commerciali, al Franchi Firenze pur restaurato, difficilmente lui potrebbe trovare la collocazione del reparto commerciale. Qui infatti ti chiedono cosa preferisci, hai già risposto in poche parole lo stadio nuovo a Campi Assolutamente rispetto al sì, restyling. un imprenditore viene, poi vi leggo quello che ci manda la Confindustria, perché è arrivato anche la Confindustria, eccolo qua, basta ritardi sul nuovo stadio, sosterremo Rocco Commisso abbia il terreno a prezzo più basso, ergo già preso 28 ettari a 5 milioni, laggiù alla Merca Firenze erano la metà e costavano 22, voglio dire. Rocco ha già fatto i calcoli, non è scemo il ragazzo, per cui ci dice, non capisco tutti questi ritardi nell'individuare un posto dove fare uno stadio. Viene un investitore, ci porta 300 milioni e noi siamo qui a cincischiare? Lo ha affermato in una conferenza stampa Maurizio Bigazzi, presidente designato di Confindustria Firenze, riferendosi al patron della Fiorentina Rocco Commissi alla vicenda di un nuovo stadio che potrebbe essere realizzato nel vicino comune di Campi Bisenzio, invece che nell'area Merca Firenze in alternativa alla ristrutturazione o no dello stadio Franchi. Dunque, tutti sono con Rocco Commisso, anch'io, ma voglio dire, e noi siamo un vantaggio. Noi Io siamo qui, facciamo esco dalla porta di canale ponte 196, privato. 194, Toscana TV e TVR. Svoltiamo a sinistra, passiamo il ponticino, 1,3 km, sono già allo stadio. Io vengo la mattina dalla domenica, piazzo la macchina qui, ho il parcheggio riservato, piglio la biciclettina. Cia, e vado allo stadio. Esco dallo stadio, 10 minuti d'orologio, vengo qui, servizio, lo mando in regia e ho bello e fatto. Siamo in vantaggio su tutti i punti di vista. Chi Come vuol campo. capì, capisca. Un'altra domanda, non so se c'è Avanti. ora il collegamento telefonico, sì c'è il collegamento, quindi te la Abbiamo il faccio dopo. secondo? Pierattoni, presidente. Alessandruccio, mio caro. Oh, Buonasera, come Stefano. stai? Buonasera Stefano, grazie a Dio sto bene, sono ancora vivo. Meno male, no, non avevo dubbi, siamo uomini con la U maiuscola noi. Allora, ho appena sentito figlio il prodigo numero uno, Edoardino Borgianni, tra qualche difficoltà di segnale nelle colline del Chianti, il segnale andava e veniva, abbiamo fatto una chiacchieratella. Dunque, bravo presidente, perché a te bisogna fare i complimenti, poi avevate già prefissato, l'avevate già deciso e quant'altro, non stiamo a fare a mettere in bastica troppe cose. Comunque, in questa fase in cui il campionato di pallamano è stato fermato e ghiacciato, la pallamano Tavarnelle, dove campeggerà ancora il logo di Firenze Vero Super Sport, che vi seguirà anche per il prossimo anno, ha già fatto la sua campagna acquisti al nostro gruppo che si è comportato acquisendo la salvezza sul campo anche quest'anno, ed è gran merito, voglio dire. Hai messo dentro Francesco Vermigli e Edoardo Borgianni. Voglio dire, fo' per dittelo, uno più uno fa sempre due e sono due acquisti che vi fanno svoltare immediatamente la collinetta. Sogniamo ad occhi aperti? Allora, stiamo con i piedi per terra, diciamo che questo è il giusto risultato della nostra, come posso dire, credibilità e serietà come società. È chiaro che queste sono scelte ponderate dagli stessi ragazzi, quindi io non faccio altro che accoglierli a braccia aperte, Riaccoglierli. riaccoglierli a braccia aperte nella nostra società, perché sono nati, pallamanisticamente parlando, sono nati all'interno del nostro vivaio fin da bambini, quindi li abbiamo cresciuti a pane e pallamano, e quindi dopo una esperienza importante che è stata quella di partecipare al campionato di Serie A1, prima con noi, poi con Siena. Ecco, questo è un rientro importante
è segno che siamo sempre sul campo, che siamo credibili e che siamo una società seria su cui si può far conto. Ecco, questo per noi è un grosso successo, siamo contentissimi e con questi ragazzi vedremo di impostare il nuovo anno quando Dio vorrà che si possa ricominciare a lavorare, ad allenarci. Tutto va secondo per ora i nostri binari che sono impostati verso un'ottima direzione, ecco, un ottimo traguardo. Ora, va detto e ricordato che la pallamano è sport che si gioca al chiuso di un palazzetto. La pallamano è sport, purtroppo, nel senso, perché è stato ghiacciato e fermato, è uno sport di contatto, è indubbio non ricordarlo. Pertanto è uno di quegli sport che si è dovuto fermare prima di tutti: pallamano, rugby, poi tutti gli sport di squadra, poi è arrivato anche il nuoto, è arrivata la palla a nuoto, tante cose si sono fermate. Adesso riparte il calcio, il baseball si è preso un mese in più, partirà a luglio e saranno gli unici due sport di quest'estate. La federazione aveva pensato in un angolino, dimmi se non sbaglio, di tenere la porta aperta nel periodo di settembre, dove eventualmente pensare di far concludere i campionati con i playoff scudetto, anche per assegnare i posti nelle coppe, però credo che sia un discorso molto poco realizzabile. È saltato tutto, questo ti do la certezza che il campionato, la stagione è finita così, ecco, non ci sarà nessuna coda di campionato, ecco, è finita così, già stiamo pensando, è uscito oggi, in questo momento è uscito il nuovo vademecum, quindi si parla già di stagione 2020-2021, ecco, tutto il resto è stato non azzerato, ma chiuso lì, ecco, chiuso come fu interrotto e come è stato chiuso. Veramente ci sono i posti assegnati per le coppe europee, che sono le prime quattro della Serie A1, poi per la femminile lo stesso, quindi siamo proiettati per la nuova stagione, ecco, vediamo quando partirà. La previsione anche sul vademecum, per quanto riguarda la 2, è il 12 di settembre, per quanto riguarda la 1 è la settimana prima, vediamo. Ora ci sono le iscrizioni, bisogna vedere chi si iscrive, tante cose sono. Ricordando che le tasse iscrizioni, tasse gare e quant'altro sono state azzerate dalla federazione, ed è un piccolo remunero di un'attività azzerata, dove ovviamente porteranno molte società a guardarsi allo specchio e non so se mi riscrivo al campionato, tutto lì. Certo, no, non è una cosa di poco conto, quindi bisogna dare atto che è un bel aiuto, è un bel viatico, insomma, ecco, per ripartire, però non è sufficiente, chiaramente, bisogna vedere, vedo che ci sono tanti movimenti, tante uscite dalle squadre, insomma, la cosa è tutta in divenire, qualcuno non si iscriverà, vediamo, vedere un attimino, c'è tempo fino alla fine di giugno, inizio di luglio, per iscriversi mi pare il 5 di luglio, quindi 6 luglio, e quindi tanti dubbi dovranno essere sciolti, ecco, tanti nodi dovranno essere sciolti da qui al 6 di luglio. Va bene. Presidente, ricordo ancora una volta ai nostri amici Tavarnelle che nel febbraio del 2016, inizio dell'avventura di Firenze Viola Super Sport, casa degli sport fiorentini, ti accolse sostituendo quella banda della vecchia Fiorentina Basket con cui avevo iniziato un discorso, ma mi turlupinarono, li misi immediatamente da parte, chiamai te perché l'amicizia negli anni aveva bisogno di dare un senso compiuto e voi mi faceste il più bel regalo vincendo quel campionato in corso della 2 e andando immediatamente in A1, dove sei rimasto per 2 anni. Poi quel rimescolamento della federazione, quel playoff allargato, vi mise nella condizione di andare a giocare un playout difficilissimo, ma la retrocessione in A2, in Serie B, è durata praticamente uno spazio infinitesimale, perché siete stati immediatamente ritirati su, rimessi in A2, pertanto poi avete scelto di fare la B, avete vinto la B e siete stati richiamati di nuovo in A2,
Insomma, il movimento della pallamano Tavernella è solidissimo, rotea tutto intorno a te e ai tuoi fidi collaboratori. Sono felice, credo, di poter dire di farne parte della mia famiglia. Va bene, io ti ringrazio. Speriamo, e come sempre, come si dice ora tutti, di ripartire presto. Insomma, ora dovremo studiare un po' il piano operativo, ci sono i protocolli da osservare, vediamo un po' che cosa si può fare, quel poco che si può fare già da ora, insomma, ecco. Molto poco, però qualcosa si potrebbe già, anche per rivedere i ragazzi, insomma, si può fare qualcosa. Va bene, con l'augurio di rivederti e rivedervi tutti quanti il prima possibile, insieme anche al Fido Botta Pelacchi e a tutti i suoi cari collaboratori, amici di una vita, ti ringrazio. Ti abbraccio, ora grazie. Cerchiamo di beccare anche il Vermigli in modo che chiudiamo il trittico pallamano Tavernelli. Grazie, a presto, un bacio. Grazie a voi, buon lavoro, grazie. Arrivederci a presto. Ciao Presidente, a presto. Allora, dicevo, dove eravamo? Una domanda da Francesco. Secondo il direttore Stefano Ballerini, come cambierà il calcio post e durante questo periodo di virus? Cioè, allora, cambierà in positivo, in cambiare negativo. Sostanzialmente non cambia nulla, cambia questa regola delle 5 sostituzioni, perché giocare 13 partite nell'arco di 2 mesi con temperature torride, si gioca mercoledì, venerdì, sabato, domenica e lunedì sera, mercoledì, venerdì, sabato, domenica e lunedì sera, sperando di non doverci più fermare e non trovare più spazi per finire la stagione, 5 cambi invece di 3. La moviola sembrava, la VAR sembrava non potesse ricominciare, ma invece ovviamente quella avrebbe falsato tutto, c'è la VAR. E quello che cambia è che vai a giocare in uno stadio vuoto, nel silenzio assordante, poi magari qualcuno organizzerà, credo che la curva Fiesole, io mi sono dato disponibile a noleggiare un'impalcatura, un ponteggio, si mette un impianto stereo cassone sulla curva Fiesole da fuori, si attacca il disco, la cassetta, il CD della curva Fiesole, si fa sentire alla squadra l'incitamento, pur a franchi praticamente vuoto, dove dentro ci saranno solamente 300 addetti totali nell'organigramma, televisioni, arbitri, tutto quanto, più una stampa contingentata. Quello mi cambia. Dispiace aver sentito la brutta storia di San Marcellino, non se lo meritava, Comune di Firenze è risibile anche su questo, coraggio, si faccia valere anche lì e ci tenga informati. Diciamo. Allora guarda, prendo al volo, ti ringrazio, grazie, perché evidentemente ci hanno sentito questa mattina, dove mi sono arrabbiato non poco. Allora, all'ufficio bandi, hanno fatto un bando, questa è la maglia degli Over di Limits, il progetto di Marco Calamai, ragazzi handicappati che rinascono con un pallone da basket. Io li seguo, questo è il quinto anno, io pago tutto quello che serve per portare avanti l'attività. Sono subentrato al fatto che 5 anni fa il comune abbandonò questi ragazzi. Siccome io devo ringraziare il Signore di aver fatto le cose bene nella mia vita lavorativa, mi sono messo da parte 2 soldi che sto cercando di investire al meglio per fare opere di bene. Con la mia mamma e gli amici di famiglia ho detto, va bene, andiamo noi in soccorso e io pago un tot l'anno, non si sta a dire quanto. Porto avanti, mi do disponibile per prendermi sulle spalle la maggior parte delle spese di questi ragazzi. Bene, allora, per questo mio impegno, Marco Calamai e Paolo Ricci, che era il gestore di San Marcellino, mi hanno regalato il fatto che in mezzo al parquet di San Marcellino ci hanno fatto stampare questo meraviglioso giglio, che l'industria di Bologna, che stampa questi gigli per tutti, ha detto è uno dei più bei plastici che abbiamo lavorato in questi ultimi anni. Bene, allora, siccome San Marcellino è andato a un bando farlocco farsesco ed è stato preso in gestione dall'Africo, per cui l'Africo c'ha il suo Africo, basket, tennis, bocce qui al campo di Marte, più ha vinto questo bando aggiudicandosi San Marcellino, e all'interno di San Marcellino la piscina è stata aggiudicata ad una società di nuoto, la Virtus Buon Convento di Arezzo. Che cosa ci incastra Arezzo a Firenze? Voglio dire, Virtus Buon Convento, che ha portato all'esplosione della giovanissima nuotatrice prospetto azzurro, bravissima Lisa Angiolini.
per dire, perché seguo anche il nuoto nazionale. Allora, nel fare questo, Paolo Ricci non è più il gestore di San Marcellino, e siccome l'Africo entra e subentra come gestore, a Paolo Ricci è stato detto: cos'è quel giglio con quella pubblicità in mezzo al campo? Questo, dove c'è scritto Firenze Viola Supersport, la casa degli sport fiorentini, canale 196, testata giornalistica, agenzia stampa, canale 196. Signora De Ponti, dell'ufficio bandi farlocco e farsesco di Firenze, la verrò a trovare. Sono particolarmente incacchiato, non uso un altro termine perché qui accanto a me c'è una ragazza, per cui porto rispetto. Stamattina ho usato un altro termine, era con un ragazzaccio, il Caselli, mi sono azzardato a usare un altro termine. Ma scusi, ma lei sa cosa vuol dire Stefano Ballerini? La casa degli sport fiorentini, Firenze Viola Supersport negli ultimi 5 anni di Firenze? Io aiuto gli over the limit, sono uno dei due sponsor che... Arrivo subito, ho capito, ti ho visto. Un attimo di pazienza, arrivo subito, bisogna che finisca questo discorso. Aiuto la Florence dove metto il mio giglio Firenze Viola Supersport sulle maglie. Ho aiutato la Fiorentina Basket che ha giocato a San Marcellino. Il giglio mi è stato regalato dai gestori di San Marcellino. Insomma, l'ufficio bandi ha detto: va bene, Ricci e Marco Calamai hanno insistito, allora è stato salvaguardato il giglio, ma è stato tolto, è stato tagliuzzato con un taglino via canale 196, via testata giornalistica, via Firenze della Supersport, è rimasto solamente il giglio. Lo sa, signora De Ponti, cosa significa Firenze Viola Supersport? Ora mi piglio un coccolone, mi sono salvato dal Covid, mi devo pigliare un infarto per lei, per questa signora. No? Allora significa che dal 29 febbraio del 2016, quando è nata questa associazione dove io aiuto, ho sponsorizzato 12 società, i ragazzi del basket handicappati e la Suncat, che ha portato la squadra di basket giovanile nel 2016 alle finali nazionali a Mestre. Io ho pagato le spese, se no non ci sarebbero mai andati. Io ho vinto con le mie 10 società in questi 4 anni e mezzo, ho vinto, e ancora il numero potrebbe cambiare, 74 titoli nazionali. Fai vedere, 74. 74 titoli nazionali a Firenze. Però Si abbiamo anche il tratta. collegamento, se Sì, vuoi a allora mi questo interrompo perché sennò punto. Finiamo Bernini dopo. mi scappa, ripigliamo dopo, ma ne ho per tutti quanti. Sono particolarmente incazzato e indignato. Ora l'ho detto, va bene, mi scuserete. Franceschino Vermigli, Buonasera. come Buonasera. stai? Tutto bene, tutto bene. Scusate il ritardo, ma ero occupato Nessun del problema, lavoro. nessun problema, ti ringrazio, anzi. Allora, come ho detto a Edoardino Borgiani, che sentivo male perché probabilmente era in qualche zona ombra lì nelle colline del Chianti, Forse lì dove lavora lui, cioè è può insegnare esattamente nella scuola. alla sua azienda. Allora, bentornato in casa Tavanelli anche a te. Due anni Grazie mille. importanti dove il progetto Tavanelli e Egosiena vi aveva scelto come unione, trade union tra Ego Siena, nuova società a Siena, e l'unione negli intenti di rimanere ovviamente uniti alla Pallamano Tavarnelle. Voi andaste a Siena, dove avete fatto parte di un gran bel gruppo dell'Ego Siena. Adesso questi 2 anni sono terminati, in anticipo purtroppo, e voi due avete deciso, per scelte ovviamente di rapporti societari e scelte vostre, di tornare a casa da mamma Tavarnelle. E devo dire, ho parlato col presidente Pierattoni, spero che voi non mi smentiate quando tornerete in campo. Una squadra come il Tavarnelle, che si è salvata con le proprie gambe in A2, era una neopromossa dalla Serie B, e acquisisce un nazionale, perché Borgiani ha fatto parte anche della nuova Sì, nazionale italiana. esatto. Te, che sei un titolarissimo della ex Tavarnelle, hai giocato a spizzichi e bocconi negli ultimi 2 anni a Siena, un pochino meno rispetto a Edo, però siete due ragazzi che tot an bot
fanno salire immensamente le quotazioni del nuovo della nuova Pallamano Tavernelli in prospettiva nuovo campionato. Le prospettive sono molto interessanti e spero che la squadra riesca a fare bene, anche perché c'è veramente tanto potenziale, non solo per l'aggiunta mia ed Edoardo, ma comunque anche come potenziale dei giovani, la squadra si può esprimere veramente bene. L'unica preoccupazione che mi rimane è, a parte quella di non sapere se si potrà ripartire a settembre, e più che altro sapere dove, perché ancora non si sa se si giocherà a Colle, se ci sarà la possibilità di giocare magari a Tavernelle, sarebbe veramente un sogno, perché si riempirebbe la palestra con 200-250 persone e sarebbe veramente un'atmosfera incredibile riportare la palla a mano in paese e ritornare a parlare palla a mano in paese. Vedremo, andrò in federazione a chiedere una deroga, visto che si va incontro a una stagione che sarà una sorta di anno zero di passaggio, esatto, per tutti, esatto, i problemi, esatto, diamoci, esatto, una mano, non creiamo spese in trasferimenti, in uso di palazzetti, affitti, a sperperare denaro, che il denaro ce n'è poco, deroga per tornare a giocare alla Biagi come giocavate in A2 e giocavate alla Biagi. Sì, perché se no certe società comunque già c'è poi i soldi, gli sponsor, giustamente le ditte che sono state in crisi non riescono a mettere i soldi, quindi non permettere a una società di poter giocare un campionato, e possiamo considerarlo di transizione, in un campo di casa, la metterebbe in ginocchio, cioè si fa chiudere delle società e si fa chiudere comunque lo sport, perché già di società che reggono ce n'è poche. Se poi si continuano a aumentare anche le difficoltà, secondo me la federazione dovrebbe un pochino aprirsi, almeno per quest'anno, ovviamente. Assolutamente, vedremo di andare a metter voce con fine luglio, primi di settembre, vedremo se posso andare a parlare direttamente con i vertici. Credo che, esponendo poi tutto quello che noi abbiamo fatto per la pallamano, siamo l'unica televisione che trasmette pallamano in diretta, avevamo cominciato a Siena e proseguivamo con voi prima a Siena e poi a Colle Valdelsa, poi abbiamo dovuto interrompere con Siena, abbiamo proseguito con voi, proseguiremo con voi anche il prossimo anno. Lancio un segnale di distensione ringraziando Marco Sant'Andrea per il gesto che ci ha fatto di perdonarmi per quel qui pro quo. Ho detto, siccome credo di avervi portato fortuna a Siena, 9 partite mie con la regia di Canale 196, 9 successi, poi fui avvicendato e lì iniziarono i problemi di Ego Siena, come io avevo nella mia infinita modesta prospettato. Te mi prendi, io ti porto in alto, te mi molli e casca tutto. E purtroppo la mia storia giornalistica, e purtroppo non so come, non so perché, si è di nuovo riproposta. Io sono pronto per rifare la binata, non è un problema, credo che ci saranno le prospettive per sedersi di nuovo a un tavolino, ristringerci la mano e se sarà possibile di riprogrammare questo esperimento duplice, dove vorrei mettere dentro qualche cos'altro, perché avevo idea di fare qualcos'altro anche con il Poggio a Caiano Ambra, ma nacque subito un conquibus col presidente e il discorso abortì immediatamente. Allora, che cosa ne trae di questa esperienza a Siena? Allora, l'esperienza di Siena mi ha portato, a parte il modo di allenarmi completamente diverso e approcciare proprio la palestra e l'allenamento in modo molto più serio, perché comunque ti prepari veramente in maniera intelligente rispetto alla partita che hai da fare il sabato o la domenica, e quindi solamente il discorso di preparazione atletica. Poi anche per quanto riguarda il gioco, solamente riuscire a essere vicino anche in panchina, a vedere come giocano i giocatori, come stanno in campo, la velocità, e come reagiscono a dei falli, o come tirano in porta, insomma tutte esperienze che per poi pochi minuti che ho giocato sono più esperienze quasi visive che toccate al campo, anche se devo dire che quest'anno ho avuto più l'opportunità di giocare con l'ultimo allenatore, con Boris, rispetto a Fusina, anche perché l'anno scorso a febbraio mi ruppi il ginocchio quando magari potevo iniziare a giocare, perché avevo già assunto un po' più fiducia a me stesso e anche l'allenatore la stava trovando. C'è stata la rottura del ginocchio, quindi sono rientrato a novembre con l'allenatore nuovo praticamente, perché poi Alessandro è stato mandato via un mese dopo, e
mi ha fatto giocare in Coppa Italia, mi ha fatto giocare partite importanti anche in casa, mi ha fatto giocare a Bolzano, quindi mi ha dato un'alta fiducia e l'ho ripresa anche io, perché sinceramente un po' l'avevo persa, sia per l'infortunio sia per altri motivi. E niente, sono contento perché mi sono levato lo sfizio comunque di essere in panchina nella finale di Coppa Italia, di poterla giocare, di essere presente in un palazzetto pieno di persone, di cantare l'inno d'Italia, e penso sarà una cosa che non mi ricapiterà mai, perché per la mia modestia io sono un giocatore pallamano operaio, mi sono sempre considerato così, e per me arrivare a quel livello è sempre stato un sogno, perché sono cose che non avrei mai pensato di permettermi di fare appena ho iniziato a giocare. E l'ho detto a Marco Sant'Andrea, l'ho ringraziato di tutto questo, perché è stato anche lui che ha permesso comunque che restassi a Siena nel secondo anno, e lui mi ha detto: guarda, le porte di Siena per te sono sempre aperte, perché comunque si è sempre comportato in maniera eccezionale sia con la squadra che con lo staff, quindi per te le porte sono sempre aperte. E quindi niente, io sono contento dell'esperienza di Siena, però come gli ho detto dovevo tornare a casa, perché al cuore non si comanda, purtroppo. Va bene, allora ti ringrazio di aver fatto parte di questa puntata di Firenze per la sua Sport del venerdì, che è tornato dopo qualche settimana. Era importante risentirvi, darvi il bentornato a casa, mi fa piacere di questo. Grazie. Aspetto ancora di rivedervi e di abbracciarvi, di essere con voi anche il prossimo anno. Ci metto la televisione, una sorta di ormai porta fortuna in questi anni di pallamano a Tavarelli. Speriamo, grazie. Grazie tante, grazie, ciao Stefano. Grazie. Ciao, ciao Francesco, a presto, grazie, ciao, a ciao, Francesco Vermidi, neo rientro a Pallamano Tavarnelli. Allora, adesso rimane Ronny Brienza, tra qualche minuto allenatore della Flores. Domande a Tambur Battè. Sì, volevi finire il discorso. Sì, sì, ripeto, allora, è stato imposto a Paolo Ricci di tagliare... Hanno tagliato... La scritta Firenze Viola. Hanno tolto via. Allora, ripeto, andrò a parlare con la signora De Ponti... Busso, tienerò appuntamento, ma se non me lo dà mi presento, apro la porta, chiudo e mi metto a sedere, gli espongo questa cosa, perché né Vannucci prima, né l'assessore allo sport Guccione adesso, né lo stesso Nardella, né tantomeno l'ufficio bandi, che fanno dei bandi e non stanno né in cielo né in terra, i bandi si fanno applicando il codice civile capitolo bando, e io lo so che fate i bandi falseschi, perché... Ma avete fatto un bando dello stadio del baseball che urlava e volevo strapparlo. Poi io non sono il presidente della Fiorentina Baseball, Mauro, lo ha accolto. Ci avete messo un anno e mezzo a darmi lo stadio. Voglio dire, so esattamente di cosa sto parlando. Io conto 74 titoli nazionali a Firenze per le 10 società. Posso anche dirti la cifra, non me ne vergogno, perché è tutto messo nero su bianco. Io dal 29 febbraio del 2016 a oggi, per le 10 società, poi qualcuno l'ho messa da parte perché al Bisonte non mi salutavano nemmeno, gli ho dato 20.000 euro in due anni, né un grazie, né nulla, né una maglietta, né un gaggio, né nulla, non si fa, viva il disinteresse e la poca educazione e il rispetto. Io conto per 10 società che ho salvato, che ho iscritto ai campionati, ho fatto crescere gli atleti, sto portando 4 ragazzi del nuoto, assolutamente sì, spero di portarli alle Olimpiadi, nati ed esplosi sotto la mia legita con Florenza Noto Club / Radinante Florenza. Io ho inciso per aiuti a 10 società, credo di aver passato comodamente i 400.000 euro. 400.000 euro. Ronny Brienza, amico mio. Io sono impazzito da quando ho conosciuto Ronny Brienza. Ero legato a Pandorino, a Pando, il vecchio allenatore della Flores, ma con Ronny Brienza ci siamo visti il primo giorno. No, posso dire, tra virgolette, il brutto termine, ci siamo innamorati l'uno dell'altro. Ci siamo innamorati, sì. Cioè, siamo andati d'amore e d'accordo, ci siamo trovati su tutto, si può parlare di tutto, si può... opinionizzare di tutto, si può guardare le partite sotto tutta l'ottica. Pando non era così, se perdeva gli giravano, usciva da San Marcellino e non ci poteva nemmeno andare a cena fuori. Allora, stagione che si è conclusa così, brutalmente, Florence salva sul campo, anzi,
voglio dire, tra qualche elastico, un po' bene, un po' peggio, un po' bene, un po' peggio, le ultime partite erano tutte in discesa e ci saremmo potuti assestare di nuovo nei quartieri alti della classifica. Poi non conta nulla perché non potevi vincere il campionato, pertanto potevi solo pensare di piazzarti terzo, quarto, secondo, se fosse andato nella maniera più meravigliosa possibile. Però hai cambiato tutto, prima Pando giocava sull'attacco, te l'hai messo sulla difesa. Sì, no, diciamo che c'è stato da parte delle ragazze subito un bel atteggiamento, nel senso che volevano riscattare una stagione che era andata, non era andata come per le aspettative della società, insomma è andata tutto storto, e quindi c'era molta rivalsa per le ragazze. Quindi io ho puntato tanto anche su quello, sulla voglia delle ragazze di rifarsi sul campo. C'è, purtroppo l'anno è finito prima e c'è stata questa interruzione soprattutto del percorso di crescita che stavano facendo le ragazze, perché poi al di là dei due punti ci mancavano per la salvezza, che sarebbero arrivati sicuramente, ne sarebbero arrivati altri, secondo me c'è proprio il discorso di un percorso incompleto. Noi comunque ripartiremo da lì, sperando che le ragazze tornino in campo sempre con lo stesso atteggiamento, ecco, che hanno avuto quest'anno. Ora c'è questa brutta pagina di San Marcellino, questo bando falsesco che non ho capito bene, vorrò andare a metterci il naso dentro, perché sono come San Tommaso, non ci credo finché non ci metto il naso. Mi hanno anche tagliato il bordo del giglione di San Marcellino, andrò da chi ha gestito questa cosa, andrò anche all'Africa dal signor Giotti, gli chiederò: guarda, è successo questo, questo e quest'altro, mi dai la liberatoria di rifare il bordo, di riappiccicarlo, perché ti spiego cosa succede a San Marcellino, specialmente per quello che riguarda i ragazzi gli handicappati, oltre alla Flones, che io accompagno ormai già da tanti anni, ci metto dei soldini, faccio il co-sponsor, vi accompagno, ci ho messo la televisione, non succede da nessun'altra parte del mondo, ma nessuno lo sa e tutti fanno finta di niente. Quando andrò a raccontare, credo che mi faranno avere le scuse dirette, altrimenti vado da chi so io e mi arrabbio direttamente in faccia a questo o a quell'altro personaggio. Comunque vedremo di risolvere anche questa cosa. Dico che Paolo Ricci non ha nemmeno più il suo stanzino, ci hanno lasciato due stanze antidoping e uno sgabuzzino dove dentro c'è tutto, non c'è più nemmeno il posto per lo stanzino del direttorio di Paolo Ricci. È una vergogna, nell'autentica vergogna, voglio dire, va bene così. Allora, stagione che si è interrotta, si riprende il discorso a settembre, credo, settembre, ottobre, quando ne sapremo quando di più di questo, sì, di questo Covid, non Covid. Sì, dimmi, scusa. Quando sarà più chiara la situazione. Sì, purtroppo il basket, lo dicevo, come la pallamano, sport che si giocano al chiuso, dove si suda, è uno sport di contatto, non si può evitarci, pertanto per adesso le direttive sono quelle, poi voglio dire, tra luglio, agosto, settembre ne sapremo di più, perché verranno i nodi al pettine. Covid e non Covid, di Covid e Covid saranno morte 500 persone in Italia, delle 30.000 il resto sono quelle che sono sempre decedute in tutti gli anni, dove non sono state attenzionate quest'anno, sono ancora più i morti dell'anno scorso che non di quest'anno, con questo Covid che ci ha cambiato la vita e tutto ciò che ci hanno imposto, vi hanno imposto, è anticostituzionale, come dice la Corte Costituzionale. Lo vado ribadendo perché poi andrò a metterci il naso, e credo di aver già a Firenze alzato il vaso, scoperchiato il vaso di Pandora, perché telefonai sia da casa che in diretta da qui alla stazione dei Carabinieri Provinciali e disse: vorrei parlare col comandante, faccio il giornalista, vorrei farvi sentire l'audio del presidente della Corte Costituzionale Baldassarre e tutti gli iscritti di Cassese, della Marta Cartabia, di tutti i vertici della Cassazione, che dicono che tutto quello che ci è stato imposto, che ha cambiato la nostra vita, è anticostituzionale.
Questo signore, l'ufficio stampa, dice: ma vediamo, parlerò, sentirò, la richiamiamo, non mi hanno mai richiamato la prima volta, li ho chiamati in diretta da qui, non mi hanno nemmeno risposto, io ho scoperchiato il vaso di Pandora. Ne parleremo, ora mi piglio un po' di tempo di riposo, vado all'Elba, mi rilasso, vi tengo sotto controllo, fine agosto, primi del settembre Stefano Ballerini torna alla carica, per cui io non dimentico perché sono stato, siamo stati noi tutti italiani, noi, te, Greta e tutti quanti siamo stati presi pestellina e per il naso. Non mi sta bene a me, io nella mia vita sono ottimista, mi è successo di tutti i colori, ho vinto la battaglia come padre separato che non vede un figlio che sta a Firenze da 33 anni, non sente, non vede, non so nulla, ho vinto la mia battaglia, pertanto l'unica cosa che a me nella vita non piace è che qualcuno possa pensare impunemente di prendermi pestellino, per cui torneremo alla carica, io sarò vicino sempre a Paolo Ricci, a cui ho promesso che interverrò per aiutarvi nel prossimo campionato, poi parleremo anche col fotomatore per appianare tutto, ovviamente fotomatore, main sponsor da 17 anni, che si è visto chiudere il deposito di Cascina, non ha potuto lavorare in spedizione merce per 3 mesi, voglio dire, anche questo è stata una cosa che ha cambiato le sorti di una squadra e di una società. Io ti volevo ringraziare, Ronnie, perché, ripeto, è stato bello lavorare con te, mi ha dato soddisfazione, essendo, non dico parte della società, ma in una piccola parte sì, la televisione per un basket Serie B in Italia ce l'abbiamo solo noi, voglio cominciare a ricominciare a lavorare con te e con le ragazze il prima possibile. Ringrazio te perché la vicinanza che... cioè il supporto che dai alla società e a noi come squadra, come presidenza, come staff, tutto quanto è molto importante. Quindi grazie a te per quello che fai, l'impegno che ci metti. Grazie coach, ti abbraccio. Anch'io. Ti voglio bene, un bacio sulla crapona, come sempre facciamo quando ci troviamo in mezzo al campo. Buone vacanze, ci vediamo presto. Ciao Stefano. Grazie Ronnie. Allora ci pigliamo qualche minuto perché siamo alle 20. Allora mi prendo solamente proprio... Greta, non me ne volere. Signora De Ponti, mi rivedrà, si tenga a mente se lo ricordi. Firenze per la Supersport. 74 titoli nazionali vinti dalle mie formazioni dal 29 febbraio. Anno bisestile, porta fortuna. A Firenze, quando io fondai questo gruppo al Circolo del Tennis... dissi a mo' di battuta, vorrei cercare di fare qualcosa di più del club Sport Milan del cavaliere Berlusconi, che all'epoca aveva il Milan, il rugby Milano, la pallacanestro, l'hockey su ghiaccio e quant'altro. Il rugby durò 2 annate, vinse qualcosa con il Milan, non ricordo se scudetto, Coppa Campioni, poi si sbriciolò. Noi siamo ancora vivi. Sono diminuite le squadre, ne sono venute altre al posto di altre, però c'è qualcuno che a Firenze, per lo Sport fiorentino, oltre che a timbrarmi 74 titoli nazionali e 6 canottieri firenzi, mi daranno l'esatto conteggio dei primi 2 anni, forse sarà aumentato perché credo manchino alcuni titoli nazionali giovanili italiani, se parla di titoli italiani, qualche titolo europeo, forse uno mondiale di canoa di discesa. Forse saranno anche di più. È una cosa che a Firenze non è mai esistita dai Guelfi e Ghibellini. Nessuno, ma non me ne può fregare di meno, me l'ha mai riconosciuto, né un grazie né niente. Lo farò presente perché magari faremo anche una conferenza stampa per pubblicizzare questo ignominioso fatto che avete deciso, dove probabilmente qualcuno capirà che a Firenze c'è un umile giornalista. Io non credo ci sia... in Italia del giornalismo, un giornalista che è proprietario di 3 testate giornalistiche, un blog che diventerà la quarta, elbasport.com, che è il sito di riferimento dello sport dell'Isola d'Elba, poi è proprietario di 2 televisioni, 196 e 194, ha un giornale di proprietà che è stato in edicola, che ho sospeso perché abbiamo chiuso tutto, più c'è una collaborazione che dovrò riattivare con Radio Studio Radio Italia 5, che è un giornalista in Italia che ce n'ha quante ne ho io, e che in più ha donato a 12 società della mia città
tenendole in vita, 74 titoli nazionali, devolvendo quote di partecipazione da 10.000 euro l'anno. La Fiorentina Baseball ne ha avuti 20.000 nell'ultimo biennio, quest'anno ne avevo assicurato 30.000 per il problema delle palestre chiuse della Fiorentina Baseball, magari me ne risparmierò un po', ma io ho investito in beneficenza in 4 anni, 2016-2020, più di 400.000 euro della mia famiglia, del mio lavoro, del mio guadagno, delle mie cose. Foppe e divvelo, signora De Ponti, mi aspetti, io arrivo perché sono particolarmente incavolato. Bene, andiamo a prenderci 10 minuti perché dobbiamo finire anche di rispondere ai nostri amici. Vai Greta, mi scuso allora, se abbiamo catalizzato, ma avevamo questi appuntamenti e ce li siamo portati in fondo. Ho rivisto il vostro servizio da Imola, ha ragione, se si torna a correre ad Imola e magari subito quest'anno lei meriterebbe una menzione particolare. Grazie. Solo lei può informarsi su tutti gli sport a 360 gradi, bravissimi Lorenzo da Prato. Allora ti prendo Lorenzo e ti ringrazio, vedo che hai seguito tutti i vari aggiornamenti, allora se sarà possibile anche nella tarda serata di oggi dopo i collegamenti a tutto calcio vogliamo mettere nel rullo di nuovo il servizio di Imola. Ero a Imola con Enrico Milano e il mio regista Fabrizio, abbiamo realizzato un signor servizio dove io mi sono alzato nella sala stampa dell'inaugurazione del museo virtuale Ayrton Senna e ho detto a tutti gli intervenuti che sono arrivati da tutto il mondo, c'era un tavolo parterre de Rois particolarmente prestigiosetto, ho detto ma sarà mai possibile, presentandomi Stefano Ballerini, Firenze per lo Supersport, sarà mai possibile ipotizzare un giorno, un numero uno gran premio, uno solo, irripetibile, unico, alla memoria di Ayrton Senna, dove quest'anno casca l'anniversario della sua purtroppo tragica morte avvenuto a Imola tanti anni fa. Il ricordo di Ayrton Senna, mi disse il sindaco di Imola, una signora gentilissima, anche Checco Costa e Leo Turrini, che qualcuno sommessamente stava lavorando per portare questo sogno prima che ci pensassi io, perché ovviamente organizzare un gran premio dismesso da tanti anni vorrebbe dire trovare sponsor, che la federazione internazionale ti dica ci pensiamo noi per organizzare un gran premio, uno irripetibile, uno solo. Da meandri sembrerebbe che quest'anno, tra il gran premio d'Olanda di Zandvoort che non si corre, Silverstone in Inghilterra senza pubblico a porte chiuse non si corre, altri gran premi tireranno giù il bandone, allora si ventilerebbe che nella settimana di settembre o dal 9 quella prima, il primo settembre, oppure dal 9 al 18 quella dopo, compresi i weekend, potrebbe avverarsi in Italia un duo Monza e Imola subito, oppure Imola prima e Monza poi. Se si torna a correre a Imola quest'anno, farò vedere questo servizio tutti i giorni, credo che io possa davvero meritare una piccola menzione. Io c'ero, io l'ho domandato, io ne ho parlato, io ho espresso questo desiderio. Altri non ci avrebbero mai nemmeno pensato. Se si corre a Imola, che sia quest'anno o il prossimo anno, ve lo ricorderò di quello che ho fatto. Questa sera rivedrete il servizio di Imola alla fine della nostra trasmissione, il TG a tutto gol, infine dopo a chiudere degnamente la serata, servizio di Imola. Vai, andiamo. In più ti chiedono su Chiesa se lo terresti e quanto vale, se cambia anche il valore di Chiesa in base al periodo del coronavirus. Allora faccio un ragionamento, la prendo alla larga. Ci sono in Italia tre società che sono quotate in borsa: Roma, Lazio e Juventus. Ovviamente, essendo quotate tre società in borsa, non puoi pensare che il parco giocatore di queste tre società possa diminuire. Si metterebbe in forse tutta una certa credibilità. Se non cambiano le quotazioni di Roma, Lazio e Juventus, non possono cambiare le quotazioni delle altre società. Non è giusto. Pertanto, Chiesa ha valore a braccio dai 70 ai 100 milioni. 70 in Italia, che è la cifra che Juventus e Inter vorrebbero poter dare alla Fiorentina tra cash e cambi di sostituti controvalore di giocatori più cash, oppure il mercato inglese dove Manchester United e Chelsea hanno detto siamo pronti a partire con la riffa internazionale. Io terrei Chiesa,
perché solo rimanendo a Firenze, solo giocando con continuità nella sua maglia del cuore allo stadio di Firenze, potrebbe fare quell'ulteriore passo di miglioramento per guadagnarsi il posto nei prossimi campionati europei. Vai all'estero oppure vai alla Juve e l'Inter, guarda che è successo al signor Bernardeschi. È andato alla Juve, ha fatto il furbino, ne ha raccontate di cotte di crude, sciarpa sì, sciarpa no a Viareggio. Alla Juve, prima di giocare una partita titolare, ha dovuto aspettare, lavorare, crescere, perdere qualche chiletto. Poi è entrato nelle rotazioni, ma non ha mai giocato da titolare fisso. All'Inter potrebbe farlo? Non lo so. All'estero? Tantomeno. Chiesa è giovane, deve mangiare tanta pagnotta. Io, fossi in Chiesa, rimarrei a Firenze quest'anno e anche l'anno prossimo. Dopodiché, al termine di un percorso, perché no, che possa anche andare a fare il grande salto. Sono perfettamente d'accordo. Miglior giocatore viola, secondo Stefano Ballerini? Allora, miglior giocatore viola, anche se ha giocato in maniera risicata, perché tra un infortunio e l'altro, però... Mm-hmm. Frank Ribéry, FR7. Non Castrovilli? No, allora, il miglior giocatore, si parla di categorie. Allora, FR7 è arrivato e ha fatto crescere immediatamente la Fiorentina. Poi, accanto ad avere un campione così, la Fiorentina ha fatto sì questa magnifica scoperta da Moena, Montella, Civitelungo. Vide questo ragazzino, Gaetano Castrovilli, che la Fiorentina prelevò dal Bari tanti anni fa per fargli fare il Viareggio, poi non lo riportò mai a casa, lo dette in prestito per farlo crescere, è stato 3 anni a Cremona, è tornato a Firenze e a Moena in quella settimana e nella tournée e in tutto il tempo che Gaetano è riuscito a farsi vedere agli occhi dei tecnici viola, si è guadagnato la staffa da titolare e adesso è un giocatore appetito dalle più grandi squadre. L'Inter farebbe salti da gigante pur di accaparrarselo, ci sono offerte, ma Rocco ha detto magari do via Chiesa e non do via Castrovilli. Amrabat che arriva. Due scaglioni, Frank Ribéry per classe immensa, per 37 anni, 38 anni, vieni, ti cali, ti mette a disposizione e quant'altro. Per il futuro, per il futuro Gaetano Castrovilli, assolutamente bandiera azzurra, sì. Bravissimo. Amrabat che arriva. Allora, questo ragazzo visto nel Verona di Juric, scoppiettante Juric, rivelazione degli allenatori italiani, Verona rivelazione del campionato di calcio, testè ghiacciato e potrebbe ricominciare. La Fiorentina ci ha visto lungo e fortunatamente noi abbiamo Rocco, dove altre società Rocco non ce l'hanno. Rocco, che è salito, se ho visto bene stamattina, al 383esimo posto tra gli uomini più ricchi del mondo, per lui quello che ha speso finora sono bricioline, ha detto, si sono guardate nello staff tecnico, ha detto che giocatore ci potrebbe far comodo al centrocampo per fare subito un passo avanti, si sono messi nella stanza dei bottoni, si sono confrontati, Amrabat è andato da Verona, ha messo i soldini, Amrabat che sembrava essere del Napoli, della Roma, anche di tante società, preso, fermato, è portata a casa. Sarà la spesa più importante che commissa e soci faranno in questo primo anno completo, però il giocatore avrebbe dato da vedere di essere quel giocatore che in questo futuribile centrocampo che andremo a disegnare dalla fine del campionato in poi potrebbe farci salire di rendimento immediatamente. L'ultima domanda, che è una domanda molto particolare, se Iachini rimane. Allora, questo è un grande punto interrogativo, allora, e ci hanno mandato 3 messaggi. Sapete quanto io voglio bene a Beppe, se ne sono accorti tutti, io parto in vantaggio. Sono nella sala stampa uno dei più vecchi che ha avuto il piacere di poter lavorare quando Beppe era giocatore. All'epoca era più semplice anche durante i ritiri avere un'amicizia, scambiare 4 chiacchiere, bere qualcosa insieme. Nacque un'amicizia reciproca fin da quei tempi lì, come nacque con Claudio Ranieri, lo posso dire assolutamente. E come Beppe è arrivato, ci guardavamo negli occhi, ci si abbracciò, ci si strinse la mano, ci si dette i 5 e ci siamo instradati ad avere un rapporto, domanda, risposta in sala stampa, durante il ritiro e tutto quanto. Allora, Rocco ha detto, il campionato riprende, lo porta in fondo Iachini. Poi dovremo soppesare il toto cammino di Iachini da quando ha rilevato Montella
i risultati finali della Fiorentina alla fine di questo campionato, e lì si riuniranno nella stanza dei bottoni e diranno: ci sta bene Beppe Iachini anche per il prossimo anno, o anche per la parte tecnica cerchiamo di fare un passo avanti portando a casa un allenatore con una A più maiuscola? Non lo so, potranno fare quello che vogliono, decidono loro, non decido io. Sono contento che Beppe Iachini abbia fatto invertire il trend alla Fiorentina, ci si tenerà fuori definitivamente da qui alla fine campionato, perché siamo ancora in una zona in cui se perdi 3 partite di seguito e torni a dover fare i conti a guardarti di dietro, però credo che la Fiorentina non avrà assolutamente nessun tipo di problema. Sono contento che ci sia Beppe Iachini, gli auguro il miglior lavoro possibile, la miglior carriera possibile. Beppe, ti voglio bene, I love you. Era l'ultima domanda. Era l'ultima, nostra, siamo arrivati, siamo arrivati. È andata via una trasmissione ricca di cose, allora adesso vi lasciamo con... Oltre, vabbè, ci sono i complimenti, quelli ancora arrivano a diritto. Spero di aver fatto questa scelta delle televisioni che seguono le testate giornalistiche, che seguono la testata dell'Isola d'Elba, che segue la radio che ricomincerà con Radio Italia 5, assolutamente, che saluto Gianfranco e la signora Anna con gli amici della regia. Pertanto spero di aver lavorato bene, se me ne date conto vuol dire che probabilmente stiamo lavorando bene tutti insieme in questa famiglia di cui Greta fa parte, la retribuisco per quello sono i nostri accordi, qui dentro tutti prendono il loro stipendio. Vi lasciamo con 3 servizi di baseball dal campo di Marte che ho fatto ieri sera, 2 sono puramente di piccolo commento e di immagini, poi c'è la chiacchierata con Marco Duimovic e Gianfranco Lauria, allenatore, direttore tecnico e vicepresidente, poi il collegamento con la FIBS, Andrea Marcon che illustra l'ultimo decalogo, l'ultimo programma per cominciare i campionati, e credo che sia l'ultimo servizio che potremo darvi oggi. L'appuntamento è domani mattina dal libraccio di via Cerretani, la libreria, una video chat, possiamo dare, se riusciamo nei termini, anche la chat dei medici, ma non ci incastra, la daremo domani, non è un problema, tanto è lì pronta ad essere usata. Il collegamento in Facebook domani mattina alle 11:30 dal libraccio, c'è questa chat di Filippo Magnini, eroe del nuoto italiano, assolto, si sta sposando con la bellissima non mi ricordo il nome, si chiama Palmas, la signorina Palmas. Aspettano un bambino, lui si è dato disponibile, avrebbe già voluto, se non fossero stati interrotti tutti i campionati, buttarsi a riccione nei campionati che dovevano disputarsi ad inizio primavera per vedere di testarsi, per utilizzare quest'ultimo spicco di carriera per aiutare la crescita del già buonissimo quartetto italiano della specialità della staffetta, dove c'è anche il nostro Zazzeri per i 100 e Megli per i 200, per cercare di portare il nostro quartetto, fargli fare un altro passo avanti per indirizzarli alla ricerca, se Tokyo si disputerà, spostata dal 2021 al 2022, le Olimpiadi, per fare centrare al nostro quartetto veloce il posto in finale, andare a caccia di un podio, vediamo se Magnini riuscirà a darci quest'ultimo aiuto. Le domande verteranno apposta su questo domani da lui, in diretta 11:30, e poi domani dalla nostra regia remoto. Rimanete con noi, volete vedere tutte le manifestazioni del popolo italiano in 30 piazze a Firenze e Santa Maria Novella, dove ci sarà la donata fiorentina dei giacchetti arancioni del generale Pappalardo. Bene, rimanete con noi, tutte le immagini saranno bannate dappertutto, noi ve le faremo vedere tutte, da tutte le piazze, tutti gli inserti, YouTube, Facebook, le riprese, noi acquisiamo tutti, carichiamo, scarichiamo e ve le facciamo vedere una dopo l'altra. Non vi facciamo mancare niente. Poi succederà il 2 di giugno a Roma, in altre piazze sfileranno le rappresentanze della minoranza, solamente il corteo rappresentativo. Il 2 luglio, cari miei, se non l'avreste capito, signori della maggioranza farlocca, farsesca e non votata, il 2 luglio invaderemo le piazze. Dovunque saremo, noi ci saremo. Spero che questi 2 avvertimenti decidano di farvi preparare le valigie, perché l'Italia di voi non ne può assolutamente più. La misura è stracolma, siamo così, abbiamo la canna, il nostro boccaglino, voi dovete lasciare il Parlamento, che domani a Roma credo sarà messo amichevolmente, perché tutto è programmato nella giusta maniera, premessi
con l'ordine pubblico, i carabinieri, polizia, la Stasi, che credo, spero, non opporrà resistenza, perché se no scoppia la guerra civile. Piazza del Parlamento domani sarà invasa a Roma, perché vogliamo cominciare a far sentire la nostra parola. Le multe che avete, ci avete fatto a noi italiani, a me fortunatamente no, 160 milioni, porteremo in Parlamento le domande, verranno tutte annullate. Bravo il nostro avvocato capo pool Edoardo Polacco, che Facebook e YouTube stanno bannando perché sta parlando di cose che ovviamente il governo sa esattamente di aver fatto, delle cose malevole e dir poco, anticostituzionale è il termine che racchiude tutto. Le multe verranno portate in Parlamento da Gianluigi Paragone, che ringrazio, e ci sarà una mozione per annullarle tutte quante. Lì ripartirà l'Italia. Grazie, ci vediamo domani sabato. Grazie Greta, grazie, è un piacere averti visto. A domani ci vediamo. Noi ci vediamo domani sera 21:25, anzi no, domani è sabato 20:45, è tutto gol da Giorgio Micheletti. Stasera l'appuntamento sul nostro canale unito a Toscana TV 18, 21:25, è tutto gol del venerdì. Grazie, a presto, alla prossima. Rimanete con noi, solo rimanendo con noi potrete vedere cose che in Italia non vi faranno mai vedere. Ma noi ci siamo e resistiamo in trincea. A noi non ci banna nessuno. Grazie, a presto.